Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, ben trovati con la nostra rassegna stampa. Vediamo i titoli di oggi, lunedì 28 dicembre. Iniziamo dal quotidiano del Molise. È malato, Don Dario si dimette, soffre di una seria patologia cardiaca. Presto una nuova guida spirituale per il paese. San Giovanni Galdo, la notte di Natale non si è presentato in chiesa per la messa, lasciando i fedeli di stucco. Incidente sulla statale, 27enne ricoverata in gravi condizioni, Rocca Ravindola ha riportato fratture multiple. Campobasso, vandali sfregiano una statua di Gesù bambino, l'atto vandalico al presepe davanti alla chiesa di San Leonardo. Nel taglio alto del quotidiano del Molise, campagna Basta Buche, l'ANAS mette in campo 10 milioni per le strade molisane, pubblicati due bandi per la messa in sicurezza delle arterie regionali. Basso Molise, allagamenti, Nagni, presto interventi a Rio Vivo e al Sinarca. Edilizia, filea CGIL, ripresa lontana, si aprono i cantieri. Vediamo lo sport nel taglio basso, FIGC, gli auguri per il nuovo anno dei presidenti federali. Serie D, Campobasso, arriva in prova l'attaccante Alessandro Tascini, potrebbe firmare con i rossoblù. Proseguiamo con tutto Molise. Consiglio regionale lunedì 28, l'ultima seduta dell'anno. Zuccherificio, futuro incerto, a gennaio nuova asta di vendita per lo stabilimento saccarifero di Termoli. Palazzo San Giorgio, il bilancio del presidente Michele Durante. Proseguiamo la rassegna con primo piano Molise. Anche qui c'è il caso del parroco di San Giovanni in Galdo in evidenza, dimentica la messa di Natale. Don Dario lascia la parrocchia, fedeli divisi tra innocentisti e colpevolisti. Il vescovo Brigantini accolgo con serenità la sua scelta. Campobasso, il bambinello del presepe di San Leonardo distrutto dai vandali, sgomento in città. La riforma, riordino della sanità, frattura in tour sul territorio per illustrare le novità. C'è la cronaca, Venafro, schianto sulla variante nella notte di Santo Stefano, giovane donna in prognosi riservata. Basta buche sulle strade, l'ANAS investe 10 milioni previsti interventi da Venafro a Termoli. Calciomercato nel taglio basso, il Campobasso testa l'attaccante Alessandro Tascini, liberato dalla Fermana. Serie D, Panico, anno dell'Isernia da 10, per la Lode avremmo dovuto vincere il derby. Proseguiamo con Informa Molise, leggiamo anche qui le notizie di attualità di questo lunedì. Eventi natalizi Molise, gli appuntamenti, seconda edizione del presepe nella tradizione domenica 27 dicembre a Frosolone. Elio D'Ascenso, il cantore della cucina molisana. Arrestato 36enne Sernino per attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Incendio in una casa di Tavenna, incolumi gli occupanti e in ultimo settimo raduno delle Maitunate 30 dicembre 2015, 4 gennaio 2016. Vediamo agenzia stampa Molise. Agenzia stampa augura buon Natale e le buone feste ai suoi lettori. Vediamo le altre notizie. Isernia, con l'inizio del nuovo anno si potrà acquistare l'acqua a pochi centesimi. Vite 2016, brindare con i vini molisani. Questione autovelox, duro attacco della FIA al sindaco di Macchia di Isernia. Continuiamo la nostra rassegna stampa con la stampa nazionale. Leggiamo insieme il quotidiano La Repubblica. Allerta nelle capitali, Gentiloni, l'ISIS pronto a colpire ancora, il ministro, ma in Iraq sta perdendo, il califfo minaccia Israele, Vienna lancia nuovi allarmi, sventato attentato a Sarajevo. Troppi paletti nell'Unione Europea, il fisco sarà precompilato per altri 10 milioni di italiani. La fotonotizia del giorno, la battaglia dello smog divide Roma e Milano. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano.
25.000 sfumature di smog, anche qui si parla di inquinamento, polvere, ritornerete, il numero delle vittime da inquinamento in un anno, storia di copertina, un anno di scandali svelati dal Fatto Quotidiano, il volto del potere. Compriamo l'Ilva se ci garantite impunità su sicurezza e emissioni. Crack Etruria, commissione al palo, tracolle e scheletri. Vediamo adesso la pagina di Libero. Lo scandalo si allarga, così Renzi ha favorito le speculazioni su Etruria. L'annuncio della trasformazione della Popolare in SPA spinse il titolo su del 67%, ma nei 3 mesi precedenti Babbo, Boschi e Company avevano accumulato 500 milioni di perdite e l'istituto non aveva più i requisiti necessari. Il governo ha paura e stanga l'automobilista, Grillo attacca sullo smog, avete fatto 68.000 morti. Il Premier teme che sull'inquinamento si giochino le prossime elezioni e usa la solita inutile ricetta. Chiudiamo come sempre la nostra rassegna con le notizie sportive. Leggiamo la Gazzetta. Inter spunta a Caceres tra Sala e Van der Wiel, l'uruguaiano in scadenza a giugno, i nerazzurri vogliono ora Ranocchia, Santon e Dodò partono, l'ex capitano verso Bologna. Il Milan riparte da Balotelli, Del Piero da Juve col Bayern si può fare, i numeri del 2015, Higuain e Vázquez, gli uomini d'oro. Dopo le minacce, quanti messaggi per le ragazze di Locri, non dategliela vinta. Bene, con questo è tutto. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei. A consegli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per lunedì 28 dicembre. L'alta pressione si mantiene stabile sulle nostre regioni, rinnovando così condizioni di bel tempo. Da segnalare tuttavia la presenza di foschie o banchi di nebbia, specie al primo mattino e dopo il tramonto su Molise orientale, coste adriatiche e Salento. Venti moderati, mari mossi. Temperature per lo più stazionarie. Campobasso minima 6, massima 14 gradi. Isernia minima 2, massima 14 gradi. Termoli minima 9, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da. Signora, dico a lei. A consegli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.